Benvenuti all'edizione 2020 del concorso del Municipio 4 sui più bei presepi del nostro territorio. Ormai sono diversi anni che facciamo questa manifestazione, sempre con grande partecipazione, anzi con una partecipazione crescente di scuole ma anche di privati cittadini. Teniamo molto questa manifestazione perché unisce più aspetti, quello legato alle tradizioni, perché come Municipio 4 riteniamo che il Natale sia il Natale con la N maiuscola, quello che conosciamo, legato alle nostre tradizioni e alla nostra identità. Rifuggiamo da formulazioni strampalate di chi vuole trasformare questa festività in feste d'inverno o cose di questo tipo. Il crescente successo di questa manifestazione testimonia che anche la cittadinanza apprezza questa impostazione e non può che farci piacere. Ma è anche una manifestazione aggregativa che mette insieme tante persone, che ci dà modo di frequentare ancora di più le nostre scuole, i corpi docenti, gli insegnanti, i ragazzi, i genitori, e anche rende pubblico quello che normalmente è un atto privato. Ci sono negozi, ci sono palazzi, le portinerie, ci sono tanti luoghi che normalmente afferiscono più magari alla sfera privata, che fanno un presepe. Farli partecipare vuol dire in qualche maniera far conoscere anche queste piccole opere d'arte a chi magari non ha l'occasione di attraversare quel condominio, perché non ci conosce nessuno. Quindi riteniamo che sia un modo anche per creare senso di comunità, e cosa migliore non c'è che per l'appunto ricordarsi di essere una comunità, soprattutto in momenti particolari come quello del Natale. E adesso lascio la parola al mio assessore all'istruzione, Laura Schiaffino, che ha curato la realizzazione di questa iniziativa e che ci introduce ai vincitori. Benvenuti a tutti. Il tempo che passeremo insieme oggi è dedicato al concorso Presepi in 4, che è giunto quest'anno alla sua quinta edizione. È un'iniziativa che come municipio abbiamo promosso fin dall'inizio del nostro mandato, proprio a partire dal dicembre del 2016, per valorizzare questa bella tradizione del presepi, che è molto diffusa in realtà sia nelle nostre scuole che nei nostri territori. È un'iniziativa quindi che è nata proprio da noi come prima giunta del municipio, e l'ho proposta io alla mia giunta, quindi al mio presidente e ai miei colleghi, in qualità di assessore ai servizi educativi. Mi permetto di dire che io sono comunque il primo assessore donna di questo municipio. Perché ho proposto questa iniziativa? Perché sono molto convinta che noi come politici non possiamo creare nulla in realtà, ma possiamo in realtà aiutare, sostenere, promuovere e valorizzare ciò che nelle nostre comunità accade, in qualche modo indicando le cose belle e buone che avvengono nei vari contesti come un segno buono per tutti, in qualche modo condividerle, rafforzarle, renderle più evidenti. In particolare il tema del presepe, perché è una tradizione bella che nasce nel nostro popolo. Il primo presepe è stato fatto da San Francesco Greccio nel 1223, quindi fa parte proprio della cultura italiana, della nostra cultura nazionale, della nostra cultura che è fortemente intrecciata con la storia della fede cristiana, ma è capace di parlare a tutti. Non vi dico la mia emozione quando nella seconda edizione del concorso presepi ho visto arrivare alla premiazione le mamme musulmane velate, e questa cosa mi ha fatto capire che quello che stava accadendo era un segno di integrazione e di alleanza tra culture diverse. Quindi questo concorso si è sviluppato in questi anni e ha visto sempre la partecipazione assidua delle scuole, dall'infanzia, addirittura siamo arrivati in un anno ad avere anche una scuola superiore,
ma prevalentemente scuole dell'infanzia primaria, ma non solo le scuole, ma anche i centri di aggregazione sociale, ma anche i negozi e i condomini. E quindi questa capacità di essere ovunque di questa iniziativa ne è stata la forza. Oltretutto, dal 2018 il premio che ho proposto è nato da una collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, un'istituzione tipicamente milanese che ha una storia che ha più di 600 anni e che in qualche modo ho avuto modo di contattare, perché abbiamo regalato da allora in poi alle scuole come premio dei buoni per poter portare le classi a visitare il Duomo o il museo attraverso i percorsi didattici che la Veneranda Fabbrica propone nella sua attività. Da qui è nata una grande e bella collaborazione che ha dato, per esempio, 2 anni fa l'opportunità ad alcuni insegnanti del nostro territorio di andare ospiti presso il Museo del Duomo e visitarlo nella loro parte più interna e di entrare in collaborazione con loro. L'altro tema bello è che questa tradizione, questa partecipazione interessa tutto il territorio del municipio. Oggi vedrete dei presepi che sono stati realizzati, io direi, alla periferia più estrema della città. Sto parlando del quartiere di Pontelambro, dopo il quale c'è il comune di San Donato, e quindi, oppure da zone centrali, come per esempio su via Vasari, le suore mantellate. Quindi tutto il territorio viene coinvolto. È veramente un'iniziativa che in qualche modo unifica e valorizza i vari quartieri, e come vedrete dalla presentazione poi dei presepi vincitori, riguarda tutto il municipio. Mi permetto di dire per ultima cosa che quest'anno, chiudendosi il mandato, quindi in qualche modo affidando questa iniziativa a chi verrà mi sostituirà, oppure magari anch'io, se potrò essere di nuovo a svolgere questo compito, dovendo affidare comunque questa attività al futuro, abbiamo ritenuto di premiare non solo i presepi più belli, ma comunque dare un segno di riconoscimento a tutti i presepi. Questo è un anno particolare, le scuole sono state messe duramente alla prova dal lockdown, dalla pandemia, e quindi ci è sembrato opportuno e corretto incoraggiare ancora di più tutte le comunità che hanno partecipato al concorso. Adesso cominciamo ad entrare nel vivo, cioè parte il video di ogni presepe. Ad ogni presepe abbiamo dedicato quest'anno, in questo periodo particolare in cui non c'è la possibilità di fare eventi presenza, un video in cui si intervistano coloro che lo realizzano e in cui si mostra il lavoro svolto, proprio per renderlo evidente e comunicarlo a tutti. Partiamo però dai più piccoli, vale a dire dalle scuole dell'infanzia, dalla scuola dell'infanzia comunale di Via Uccelli di Nemi. Quando dicevo che questa iniziativa è diffusa ovunque, è proprio dire ovunque, quindi dal quartiere di Pontelambro. Buongiorno, sono Ilaria Reato, l'insegnante di religione della Scuola dell'Infanzia Uccelli di Nemi. Noi anche quest'anno abbiamo deciso di realizzare un presepe. E la cosa bella di realizzare un presepe alla Scuola dell'Infanzia è che la fantasia ce la mettono i bambini. Infatti noi creiamo tutto da zero. Utilizziamo il materiale che troviamo a scuola, e quest'anno il tema è stato il filo. Il filo perché i bambini giocano spesso, loro con un semplice filo riescono a inventare qualsiasi cosa, un braccialetto, giochiamo a fare la ragnatela dell'amicizia, ci lanciamo il gomitolo per creare dei legami. E infatti con delle semplici spolette di filo, bottoni, abbiamo realizzato tutto il nostro presepe. I bambini hanno scelto loro i colori, hanno scelto come realizzare per esempio le pecorelle con i bottoni. Il tema è un po' quello del legame, unire, cucire i legami. Abbiamo scelto anche di appunto utilizzare il filo che potesse unire tutte le tradizioni, perché è vero che il Natale è una festa cristiana, però è una festa sentita ormai a livello mondiale, a livello interreligioso. E devo dire che hanno partecipato tutti i bambini della scuola, anche i bambini di religione musulmana o bambini che non frequentano l'ora di religione, hanno contribuito anche alla realizzazione magari dei bigliettini che abbiamo fatto sempre con i fili di lana, hanno contribuito appunto a livello interculturale e interreligioso. E adesso ci spostiamo e andiamo a trovare la scuola dell'infanzia pubblica paritaria parrocchiale di Santa Maria del Suffragio, la scuola di Via Poma.
Buongiorno a tutti e buon anno. Io sono Sor Pinuccia Brambilla, direttrice della scuola materna Santa Maria del Suffragio, una scuola parrocchiale. Questo è il nostro presepe realizzato con la partecipazione dei bambini e dei genitori. Il nostro presepe vuole un po' significare il cammino dell'anno, che abbiamo le favole, le storie tolte da un famoso libro e quindi abbiamo fatto anche la storia di Gesù. Abbiamo messo solo le pecore perché per via del lockdown niente personaggi, così abbiamo anche unito il tempo che stiamo vivendo al presepe. Ogni anno cambia il tema, cerchiamo di dare il tema sempre con il cammino che sta facendo la scuola. Poi ce n'è uno piccolino fatto nel laboratorio da riciclo. L'insegnante si chiama Elisa Bellegotti, una maestra ha usato tutte le cialde e le ha realizzato con i bambini. È molto piccolo però significativo, nulla è andato perduto. Tutto è stato realizzato veramente da loro, hanno procurato, messo i sassolini, hanno fatto la capanna, poi le cose più minute, chiaramente c'è anche la mano dell'insegnante, però era un laboratorio di riciclo e tutti hanno partecipato. Sono bambini di 4-5 anni della scuola dell'infanzia. E per ultimo andiamo nel quartiere di Rogoredo, dove ha partecipato e vinto il premio la scuola dell'infanzia comunale di via Savinio. Siamo nella scuola dell'infanzia Santa Giulia e sono un'educatrice, Silvana Ferraro. Tutti gli anni noi facciamo il presepe, il progetto di quest'anno è sul riciclo, con le bottiglie piuttosto che con materiale di riuso. Abbiamo usato le bottiglie, i tappi di sughero, i colori, tutto materiale che ci siamo fatti portare da casa, dai genitori. Noi in classe, vista la situazione, abbiamo parlato di emozioni. Natale è l'emozione più bella che c'è, la felicità per i bambini. Parlando di emozioni, parlavamo di felicità, è venuto fuori il discorso che non tutti i bambini in questo periodo possono essere felici perché non tutti hanno la possibilità di avere i giochi, di fare cose che fanno loro, no? Quando fortunati. Abbiamo insieme cercato il modo di aiutare anche questi bambini ad essere felici in un momento così tanto importante e quindi abbiamo pensato insieme a loro, poi abbiamo condiviso con le famiglie, di fare questa raccolta di fondi per i bambini che hanno bisogno, quindi che sono in difficoltà. Quindi abbiamo fatto il presepe, poi abbiamo aggiunto praticamente due sacchi di juta dove i genitori e i bambini la mattina mettevano le cose richieste per i bambini. Ed è stato bellissimo perché poi i bambini felicissimi arrivavano a scuola la mattina con queste buste, con i pannolini, piuttosto che con altre cose per bambini, no? Abbiamo contattato la Caritas di Rogoredo che ci ha dato la lista dei prodotti che potevano servire, che erano state richieste. E abbiamo raccolto questi beni di prima necessità per i bambini che avevano bisogno. E in più abbiamo fatto praticamente l'albero, sempre con le bottiglie decorate a casa dalle famiglie, portate poi a scuola la mattina. Abbiamo lavorato insieme al nido, perché noi qua abbiamo anche un'altra struttura che è appunto il nido. Insieme abbiamo contribuito alla realizzazione di questo percorso bellissimo, perché poi erano tutti molto soddisfatti e contenti di aver partecipato, di aver fatto qualcosa di importante. Ora passiamo alla categoria scuole primarie e partiamo in particolare dall'Istituto Comprensivo Statale di Viale Mugello, la scuola 5 giornate. Parto da questa perché è un esempio del valore, della funzione che questo concorso ha sviluppato in questi anni ed è documentato dal video. Si è passato da un'iniziativa di un singolo a un'iniziativa corale che ha visto il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini della scuola. E buongiorno, sono il dirigente scolastico di questo istituto, dell'Istituto Comprensivo 5 giornate. Ci troviamo nella scuola primaria di Viale Mugello, dove vi è una tradizione ormai storica di allestire il presepe, risaliamo a una decina di anni fa. Da qualche anno si è passati ad un allestimento più classico, ad un allestimento che coinvolge le famiglie, anche quindi mamme, nonne, attraverso il recupero quindi anche di
materiali particolari. Ci teniamo molto a questa partecipazione anche perché sottolinea lo spirito del Natale, che dovrebbe essere uno spirito di solidarietà, e difatti potete notare anche accanto al presepe una raccolta di materiale didattico che le famiglie molto gentilmente hanno messo a disposizione per supportare i nostri alunni nelle attività di dopo scuola. Allora, io mi chiamo Maria Beatrice Penati e sono una delle insegnanti di religione della scuola. Fino a 3 anni fa avevamo allestito presepi classici, belli, ma con le classiche statuine. Da 3 anni invece abbiamo pensato di coinvolgere più attivamente gli alunni della scuola, le famiglie e in particolare anche delle nonne. Le statuine sono state realizzate prevalentemente dai bambini con conetti di carta che poi sono stati rivestiti dalle mamme e dalle nonne, che hanno aggiunto i particolari. Volevo far notare appunto i particolari dei doni dei Re Magi: Gesù Bambino e la Sacra Famiglia sotto una corteccia. Abbiamo utilizzato infatti materiale di consumo e soprattutto materiale trovato magari nelle uscite di Scuola Natura. Abbiamo dovuto allestire presepe rapidamente e soprattutto in poco tempo. Così abbiamo riutilizzato il presepe che era già stato fatto l'anno scorso, ma è stato modificato completamente lo sfondo, realizzato con un telo blu e delle stelline che i bambini hanno colorato, soprattutto i bambini piccoli, quindi di prima, seconda e terza. Invece ai più grandicelli è stato chiesto di scrivere all'interno della stella un messaggio sul significato del Natale per loro. Un'ultima cosa che volevo far notare: alla realizzazione dello sfondo hanno partecipato molto attivamente anche i bimbi con gli insegnanti di sostegno e anche in una classe anche i bambini che non si avvalgono dell'ora di religione, per cui diciamo c'è anche un senso di inclusività in un certo senso. Salve a tutti, sono l'altra insegnante di religione, Sabrina. Vedete qui sono tutti i pensieri di ogni singolo bambino, rappresenta un po', diciamo, il desiderio, anche diciamo lo stato d'animo dei bimbi in questo momento particolare. È stato il diciamo momento più sentito rispetto agli altri anni, proprio a livello anche di emozioni, cui questi bimbi hanno partecipato veramente con il cuore, diciamo, e quindi è stato un momento molto molto bello di condivisione. Ora torniamo di nuovo nel quartiere di Pontelambro, questa volta presso la scuola primaria, sempre sita in via Uccelli di Nemi, che appartiene all'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta. Buonasera, io sono Emanuela Rodolfi e sono l'insegnante di religione di questa scuola, che è la scuola di Uccelli di Nemi e che fa parte dell'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta. Ogni anno, insieme ai bambini della scuola, costruiamo il presepe e ogni anno cerchiamo un tema differente, facendo partecipare i bambini di tutta la scuola. Qui nell'atrio costruiamo appunto il nostro presepe. Quest'anno abbiamo pensato di utilizzare un presepe del riciclo, quindi abbiamo pensato di utilizzare soltanto materiali che erano già presenti a scuola e che normalmente vengono buttati via. Quindi abbiamo recuperato questi scatoloni, che sono i cartoni che contengono il pane della Milano Ristorazione. Ogni classe ha raccolto il suo scatolone e abbiamo pensato un po' di ricostruire l'ambiente della Palestina con i colori, con i materiali, utilizzando la segatura che ci hanno dato le commesse. Hanno dipinto loro le montagne, quindi abbiamo ricreato insomma un po' i colori e i costumi del paesaggio dove Gesù è nato, quindi il paesaggio di Betlemme. Ogni classe, ogni gruppo di bambini che frequentano l'ora di religione ha costruito una parte del presepe, quindi siamo partiti proprio dal paesaggio, quindi dalle case, dalla grotta, e poi piano piano abbiamo ricostruito anche tutti i personaggi. Questo rimane comunque un presepe tradizionale, perché le statuine e le case sono presi da un presepe tradizionale. Parte di questo presepe ci è stato donato dalla parrocchia, da Don Agostino, che è un sacerdote che qualche anno fa era appunto nella nostra chiesa e che con i bambini abbiamo recuperato.
quindi è un po' un presepe storico per la nostra, per il nostro quartiere. Altri invece elementi sono stati donati dalle famiglie. Che dire, il presepe è sempre affascinante e quindi i bambini quando passano si fermano sempre a guardarlo, perché comunque rimangono incantati da questa costruzione. Per documentare come il concorso coinvolga tutte le scuole pubbliche, sia quelle statali sia quelle paritarie, ora andiamo presso la scuola primaria Regina Mundi, che è sita in via Boncompagni 18. Buongiorno, io sono Letizia San Germani e insegno arte alla scuola primaria Regina Mundi. Sono qui per presentarvi il presepe che abbiamo fatto quest'anno con i bambini. Ogni anno noi facciamo un presepe, ispiriamo al tema educativo che scegliamo a inizio anno. Il tema educativo di quest'anno è Con occhi nuovi che meraviglia. Un tema educativo che parte proprio da quello che è successo quest'anno, quindi quello che è avvenuto con la pandemia. Un tema educativo che dice la realtà però noi la possiamo riscoprire con occhi nuovi perché cambiati da quello che ci è accaduto, noi possiamo riscoprire tutta la ricchezza e la bellezza della realtà. Quindi ispirati da questo tema abbiamo voluto creare un presepe particolare. Il presepe è una città di carta da cui si affacciano tantissime finestre, tutte differenti, le finestre da cui ci siamo affacciati appunto nei mesi di lockdown, da cui i nostri bimbi con le loro famiglie si possono affacciare per scoprire appunto la meraviglia, la bellezza che c'è fuori, in particolare appunto col Natale, la bellezza più grande, la meraviglia più grande, cioè la venuta di Gesù. Abbiamo chiesto ai nostri bimbi di realizzare queste finestre assolutamente in modo libero e personale, per cui ogni bambino con la sua famiglia ha realizzato la sua finestra scegliendo i materiali, scegliendo la dimensione, scegliendo tutte le cose che poteva utilizzare per creare la sua piccola opera d'arte, e si è rappresentato lui con la sua famiglia o con un disegno o con una fotografia o con una forma artistica particolare affacciato alla finestra. Il presepe, che è appunto davanti alle finestre, è un presepe in legno ed è stato realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, le figure del presepe principali, quindi la Madonna, San Giuseppe, Gesù Bambino, la stella cometa e due lampioni, proprio per contestualizzare i nostri personaggi, per far capire che è un presepe vivo nella nostra città, perché Gesù viene ogni anno, anche ora, per cui non è un presepe antico, è un presepe proprio del 2020. Io sono Claudia Brambilla, buongiorno a tutti, insegnante di arte della scuola dell'infanzia. Anche noi quest'anno ci siamo impegnati nella realizzazione del presepe della scuola. Il presepe è stata un'opera corale, per cui realizzata da tutti i bambini e da tutte le fasce d'età. E l'idea era stata quella di un po' modernizzare questo presepe, per cui cercare di far calare i bambini nella realtà moderna, creare dei grattacieli, dei palazzi, insomma, in modo che i bambini potessero un po' identificarsi. Abbiamo chiesto alle famiglie di darci una foto della loro famiglia, appunto, e i bambini hanno realizzato i palazzi e le finestre. In che modalità? I palazzi sono stati realizzati con la tecnica dello strappo dai bambini di 3 anni, e i bambini di 4 e di 5 invece hanno ricoperto dei cartoni con la carta strappata dai bambini di 3. Invece le finestre sono state realizzate da tutti i bambini punteggiandone i contorni, per poi andare ad applicare della carta velina che sostanzialmente simula un po' il vetro, per cui le nostre famiglie affacciate alla finestra che guardano la Sacra Famiglia. Questa finestra, che in questo periodo così particolare, di fatto è stata spesso la modalità con cui ci siamo relazionati con l'esterno, per cui abbiamo deciso quest'anno di valorizzarla proprio come simbolo di apertura verso l'altro. Anche la nostra sezione nido e la nostra sezione propedeutica, che sono i bambini sostanzialmente dai 12 ai 36 mesi, hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera realizzando il loro palazzo. Ovviamente per loro che sono piccini l'attività è stata quella dello strappo e poi tutta la parte legata all'incollare, insomma, la carta ovviamente è stata realizzata dalle insegnanti.
Al rientro delle vacanze di Natale, in classe abbiamo riflettuto rispetto alla festa dell'Epifania e per cui abbiamo raccontato ai bambini la storia dei magi che portano dei doni a Gesù e quindi hanno deciso loro stessi di fare un dono a Gesù Bambino, per cui ogni classe della sezione dell'infanzia ha realizzato con diversi materiali, diverse tecniche, un dono che poi ha portato simbolicamente al presepe. Ci spostiamo ora presso l'Istituto Comprensivo Statale Tommaso Grossi, nella sede di Via Colletta. La scuola ha partecipato con due classi, vincendo un premio ed un premio di consolazione. Buongiorno, io sono Rico Barbara, sono l'insegnante della scuola elementare Colletta, insegno nella quarta E e quest'anno abbiamo deciso di partecipare ad un concorso per la realizzazione di un presepe realizzato dai bambini interamente con il DAS. Inizialmente era nata un'idea di creare le immagini bidimensionali, cioè per attaccarle poi ad una parete. Invece poi con l'intervento dei bambini, quando abbiamo dato da manipolare il DAS, ognuno di loro ha preferito farlo tridimensionale. Quindi a quel punto abbiamo provato a chiedere ai bambini dove potevamo inserirlo e a quel punto è venuta anche da loro l'idea di posizionarlo nel camino della nostra scuola che faceva un po' come sfondo da grotta. È il primo anno che lo facciamo, attraverso i loro suggerimenti poi abbiamo creato le stelle, abbiamo fatto lo sfondo. Io sono Elisa Beffa e lavoro a fianco alla mia collega nella classe quarta di Via Colletta. Ho partecipato alla realizzazione di questo presepe. I bambini si sono divertiti molto, è piaciuto molto, infatti hanno chiesto di poter ripetere anche questa esperienza nei prossimi anni. E i bambini hanno detto che hanno chiesto anche ai genitori di comprare il DAS e di realizzare anche queste statuine a casa, quindi è stata un'esperienza molto positiva. Ora invece andiamo presso la scuola paritaria delle Suore Mantellate di Via Vasari, che ci hanno offerto quest'anno ben tre presepi, di cui vedrete nel filmato la bellissima documentazione. Sono Maria Cristina Iroldi e sono la docente di arte e immagine dell'Istituto delle Suore Mantellate alla scuola secondaria di primo grado. All'interno del nostro istituto abbiamo tre presepi. Il presepe al piano terra all'ingresso è stato realizzato dal genitore di uno studente della scuola che lo realizza ogni anno con tanta passione, il suo hobby, e l'ha realizzato quest'anno in una forma più semplice, anche se gli altri anni era stato sicuramente più elaborato, più d'effetto. Buongiorno, sono Claudio Marchelli. Mi chiamo Luca Colombo. Sono Franco Lumini. Buongiorno a tutti, Francesco Iannuli. La preparazione di questo presepe è avvenuta in tempi rapidissimi, dovuti logicamente all'emergenza sanitaria di questo periodo, per cui abbiamo recuperato alcune parti che avevamo preparato negli anni scorsi. Abbiamo allestito questo presepio che ha una doppia faccia, la tradizione data dalle statuette che sono della scuola, che sono veramente storiche, e una parte di novità degli ultimi anni. Abbiamo sempre cercato di dare un'attualizzazione di questa realtà che è la nascita di Gesù nella vita di tutti i bambini che vivono questa pandemia, che ci ha costretto a fare questo presepe minimalista in modo pieno di speranza. Il gruppo che fa il presepe normalmente è fatto da delle maestre della scuola, da dei genitori e anche dai nonni, e anche i bambini della scuola danno un contributo, ad esempio fanno i sassi colorati per fare la strada che va verso la capanna, oppure fanno degli altri elementi come i bambini che sono appesi qui in alto che rappresentavano le varie persone del mondo. Quindi c'è un contributo un po' di tutte le componenti della scuola, dai ragazzi, ai genitori, ai nonni e agli insegnanti. Il presepe al secondo piano è stato realizzato dalla classe quarta della primaria. Mi chiamo Marta, sono di classe quarta. Questo presepe è nato da un lavoretto che ci ha fatto fare la suora. Ognuno prendeva una figura, la colorava e assemblava il presepe. Il mio personaggio è Gesù, Maria e Giuseppe. Mi chiamo Camille, la mia classe è quarta. L'abbiamo fatto che ognuno colorava un pezzo e in due o tre lezioni siamo riusciti a farlo tutto. Il mio personaggio è Re Mago. Questo che è stato realizzato dalle classi seconde della scuola secondaria. È dedicato al mondo perché rappresenta tutte le città benedette dalla Sacra Famiglia.
al primo piano le città italiane con al centro Milano, più sopra abbiamo le città europee e poi abbiamo le città del mondo, Rio de Janeiro, Sydney, New York, tutte ai piedi appunto della Sacra Famiglia. Ogni ragazzo ha scelto una città e ha ritagliato lo skyline nel cartoncino nero e invece nel cartoncino bianco ha ritagliato la sagoma dell'architettura rappresentativa della città. Abbiamo provato delle emozioni forti quest'anno, soprattutto paura e solitudine, e non ci toglieremo mai dalla testa queste immagini delle nostre città vuote, delle nostre piazze deserte, ma soprattutto non ci dimenticheremo l'immagine di Papa Francesco da solo in piazza San Pietro e la sua frase famosa: nessuno si salva da solo. Questo presepe vuole anche rappresentare i valori in cui la nostra scuola crede, cioè di unità, di comunità e di inclusione. Ora andiamo a visitare l'Istituto Comprensivo Statale Fabio Filzi, che ha sede in via Ravenna. È la scuola del nostro municipio frequentata da una quota di stranieri quasi prossima al 100%. È la scuola che ha partecipato per la prima volta nel 2017 e in occasione della sua vittoria ha visto arrivare alla premiazione le mamme velate, le mamme islamiche velate, segno della perfetta integrazione dell'iniziativa. Buongiorno, benvenuti al Fabio Filzi, io sono la maestra Roberta Cipolli e oggi andiamo a presentare la partecipazione al concorso dei presepi in quattro. Abbiamo partecipato anche nelle precedenti edizioni prendendo sempre uno spunto narrativo da un progetto che si chiama Progetto Costruiamo un Ponte. È un progetto di lotta alla dispersione scolastica che parla al nostro territorio e coinvolge significativamente i bambini della nostra scuola, del nostro istituto. Al cuore quindi della rappresentazione c'è sempre il ponte e quest'anno lo spunto narrativo lo abbiamo tratto dalle storie della buonanotte per bambine ribelli. Abbiamo accostato appunto queste narrazioni, ogni bambino ha scelto un personaggio, davanti ha realizzato il personaggio della storia preferita e dietro alcuni bambini hanno iniziato a esprimere qual è stata la fonte di ispirazione di questo personaggio. Ciao, sono Giulia, piace Artemisia Gentileschi perché dipingeva. Anche a me piace molto usare i colori. La parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui lei rifiuta di diventare l'amante di Agostino Tassi, dicendo: no, ma come ti permetti? Ciao, sono Ahmed, ho scelto Anna Politkovska. La volevano far morire, hanno messo del veleno per impedirle di continuare a scrivere e fare la giornalista. Lei voleva soltanto che i suoi articoli rendessero il mondo un posto migliore. Ciao, sono Adam e ho voluto scegliere Sun Kyi perché voleva andare in Inghilterra a vedere i suoi figli e suo marito. Ma i militari le dissero: se esci dal paese non puoi rientrare, se invece starai dentro casa per sempre. Lei scelse di stare dentro casa per sempre. Infatti era andata dal dittatore perché lui trattava le persone con violenza, per dirgli di smetterla e che si può cambiare il mondo in modo pacifico. Ciao, sono Marwa e oggi volevo dire perché ho scelto proprio Alec Weck. Quando ho letto la sua storia mi è piaciuta tantissimo e il mio sogno è proprio diventare una modella. Ha lasciato pure un messaggio a tutti di seguire sempre il loro sogno. Ciao, io sono Angelina, ho scelto Alicia Alonso perché, a parte che io voglio essere da grande una ballerina, mi ha fatto imparare che non mi devo arrendere davanti agli ostacoli che propone la vita. Se tu vuoi realizzare quel sogno, devi realizzarlo, anche se fare qualche errore, quell'errore ti aiuterà a migliorare. E questo è il messaggio che mi ha lasciato Alicia Alonso e spero che lo potrete seguire anche voi. Ora siamo in Viale Corsica, presso la scuola paritaria Maria Consolatrice, che dipende ora dalla Regina Mundi, formano un unico istituto comprensivo. Anche qui hanno partecipato con un bellissimo presepe fatto insieme dalla primaria e dalla scuola dell'infanzia. Buongiorno a tutti, sono Val Isabella, sono la coordinatrice della scuola dell'infanzia Regina Mundi di Viale Corsica e questo è il nostro presepe.
insieme ad Annabella, che è la coordinatrice della scuola primaria, abbiamo deciso di creare un presepe sulla base del tema educativo che tutti gli anni scegliamo per la nostra scuola. Quest'anno il tema educativo è "Con occhi nuovi che meraviglia". Avevamo proprio il desiderio di passare ai bambini, ai genitori, a noi insegnanti, la bellezza della realtà dentro un momento in cui molto difficile per tutti, di pandemia, e quindi aprire le nostre finestre, che sono anche un po' i nostri occhi, quindi gli occhi sulla realtà, per vederne anche tutto ciò che è bello, positivo. Abbiamo quindi scelto come simbolo la finestra, che si potesse affacciare poi sulla natività e quindi su un percorso legato ai quadri della tradizione pittorica europea che potessero raccontare i personaggi del presepe. Un presepe in cui si entra, si possa entrare tutte le mattine e si possa uscire per tornare alle proprie case. Buongiorno, sono Annabella Maffa, la coordinatrice didattica della scuola primaria Regina Mundi. Il nostro presepe è un presepe di insieme, quindi scuola primaria insieme a scuola dell'infanzia. Per la prima volta abbiamo fatto un'opera unica che riunisse le nostre due realtà di scuole. L'idea è proprio quella che è nata dall'essere tornati a scuola, quindi aver avuto la possibilità di stare di nuovo insieme in una relazione quotidiana con i bambini e con le famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto di rappresentare tutta la famiglia, una famiglia che si riapre alla realtà, si riaffaccia alla vita di tutti i giorni e, grazie al cielo, fino adesso una vita che può essere trascorsa insieme. Finestre che si affacciano su quello che per noi è il significato del Natale, quindi la nascita di Gesù Bambino che ci accompagna e dà un po' il senso a tutta la nostra vita. Le maestre della scuola dell'infanzia hanno raccontato ai bambini la storia di una vecchiettina con una lanterna in mano, personaggio del presepe, che introduce, diciamo, il popolo dei pastori alla scoperta del volto di Gesù. Una vecchiettina che abbiamo riprodotto all'inizio del nostro presepe e che racchiude in sé una poesia, una filastrocca che poi tutti i bambini hanno imparato durante tutto il percorso d'avvento. La filastrocca della Merletta. Il presepe è una realizzazione che facciamo tutti gli anni. La cosa che ci è mancata quest'anno e che spero recupereremo è il nostro presepe vivente, quella manifestazione proprio pubblica che coinvolgeva tutto il quartiere ormai da 20 anni e che ci vedeva camminare per le strade, per le nostre vie, per le vie della zona 4. Questo è quello che è mancato quest'anno, ma sicuramente l'anno prossimo recupereremo. Ci spostiamo sulla via Polesine presso l'Istituto Comprensivo Statale Marcello Candia, che ci ha offerto non solo il presepe ma anche l'albero e un bellissimo spettacolo di canto fatto dai bambini. Salve, io sono il maestro Passafaro e insegno nelle classi seconde dell'Istituto Marcello Candia di Via Polesine. Quest'anno abbiamo pensato di installare questo presepe basato sulla tradizione e sulla famiglia. Una camera che sarebbe la cucina delle abitazioni, dove dalla finestra della cucina noi vediamo il correre fuori, la nostra scuola, il municipio, il provveditorato. Soprattutto volevamo riportare il calore della famiglia. È un progetto nuovo, nato dall'idea di integrare sia la tradizione con l'integrazione di questi bambini. È nato tutto quasi con materiale di riciclo. Viviamo in un quartiere particolare dove ci sono molte criticità, però ci sono molti punti di forza. I bambini sono molto attivi, ci tengono ogni anno a costruire, portando loro da casa del materiale, privandosi loro di alcune cose, di alcuni doni, eccetera, da inserire
per i bambini meno abbienti. Sono Marco Orto, dirigente scolastico del Candia, e ci tenevo a mostrarvi qui, vicino a noi, in piccola delegazione, le ragazze delle quinte, con degli ulteriori lavori per me come dirigente scolastico, anche alla vicaria Paola Panzani, e anche una da ringraziare il Municipio 4. Torniamo nel quartiere Forlanini Ungheria, presso la scuola statale di Largo Guerriero Gonzaga, che appartiene all'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta. Buonasera, sono Irene Pasquinucci, docente di religione dell'Istituto Madre Teresa di Calcutta, scuola primaria in Largo Guerrieri Gonzaga. Abbiamo partecipato anche l'anno scorso, abbiamo vinto un premio e i presepi in questa scuola li abbiamo sempre fatti, e sia un presepio tradizionale sia abbiamo lavorato anche attraverso l'arte, prendendo dei quadri famosi della Natività di Gesù e ricostruendoli con cartonati o con altri metodi. Negli altri anni i bambini venivano coinvolti tutti, dalla prima elementare alla quinta elementare, e purtroppo quest'anno per problemi di Covid abbiamo lavorato più in gruppi separati. Ai personaggi sono i personaggi della tradizione napoletana, in cui sono tutti i protagonisti, dal dormiente alla Sacra Famiglia, ai re magi e tutti i personaggi proprio della tradizione napoletana, e sono della scuola e sono stati donati dalle famiglie nel tempo. E quest'anno abbiamo voluto sottolineare la dimensione multietnica della nostra scuola e abbiamo messo davanti delle scritte natalizie in tutte le lingue che si parlano in questa scuola, quindi dal cinese all'amarico, al georgiano, al russo, ucraino e altre lingue. Ora passiamo a mostrare le testimonianze e i video delle scuole che hanno avuto i premi di consolazione, che quest'anno, come dicevo all'inizio, sono stati distribuiti a tutti. Sono due. La prima, che è quella che vedremo a breve, è l'Istituto Comprensivo Tommaso Rossi, sede di Via Colletta. Io sono Raffaella Bassi, sono un'insegnante di questa scuola, precisamente della terza A più la terza B per quel che riguarda l'inglese. Anche quest'anno, anche se pur di corsa, abbiamo realizzato il presepe per l'atrio, che anche gli altri anni si faceva, perché poi c'era la festa di Natale. Quest'anno, causa Covid, abbiamo fatto una cosa molto minimalista e anche fatta di corsa. Premesso che io sono appassionata del presepe, sono 32 o 35 anni che lo faccio nella mia parrocchia, ho perso il conto, e mi piace far fare i lavori ai bambini utilizzando materiali di recupero. L'anima delle statuone sono le scatole delle salviettine, quelle che usiamo in bagno, recuperati grazie anche all'intervento del commesso, che si è dato la briga di svuotarle tutte perché erano tutte piene, mettere nei sacchi, per cui abbiamo preso degli scatoloni, della carta di varia natura, c'è la carta crespa, la carta dei pacchi regalo, un po' di... e ogni bambino, sempre per la faccenda di dover mantenere le distanze, evitare gli assembramenti, ha a turno attaccato un pezzo, quindi praticamente ogni stato è un collage del lavoro di 4-5 bambini, uno che ritagliava, uno che incollava, l'altro che teneva fermo, secondo delle varie capacità. Per cui questo è il risultato. Ci sono state il tempo soltanto per fare le statue, quindi di contorno non c'è nulla, a parte un po' di stoffe per ambientarlo e anche per permettere alle famiglie, ai bambini di guardarselo mentre vanno in refettorio, e le famiglie di guardarlo da fuori, mentre altri anni potevano avvicinarsi appunto durante la festa. Il secondo premio di consolazione è stato assegnato alla sede di Via Sordello dell'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta. Sono l'insegnante Gaccione Antonella, insegno in questa scuola elementare San Giovanni Bosco in una terza A.
il periodo di Natale abbiamo deciso di fare il presepe. I bambini entusiasti hanno partecipato anche loro facendo le stelline, facendo gli angioletti. Poi abbiamo addobbato il presepe con le varie statuine, con le montagne, come si usa fare. Abbiamo buttato un po' di neve, un pochino di muschio. Vicino, accanto, c'era anche un enorme albero di Natale che abbiamo demolito poi al rientro e abbiamo lasciato solo il presepe ancora fino alla fine di gennaio. Lo facciamo tutti gli anni in accordo con la maestra di religione, partecipano tutti gli alunni delle varie classi facendo stelline, disegni, decorazioni, ci hanno dato una mano, hanno raccolto le foglioline, hanno dipinto l'acqua che scorre sotto i ponti, hanno portato questi ramoscelli e noi li abbiamo posizionati e hanno dato anche loro una mano. L'anno scorso l'abbiamo fatta con i tappi, quindi era stilizzato solo al muro, non c'era il presepe con le statuine, quindi era un altro anno l'abbiamo fatto con la tempera. Per l'anno prossimo ancora non sappiamo, vedremo. Questa parte invece è dedicata ai presepi realizzati dai centri di aggregazione sociale. Con questa denominazione in questi anni abbiamo ricompreso tutte quelle realtà che nel nostro territorio offrono occasioni di incontro e di socialità alle comunità locali. E qua dentro quindi ci sono i centri anziani, le residenze sanitarie assistite, i centri di aggregazione giovanile, gli oratori e tutte le realtà in cui la vita della nostra comunità si aggrega e condivide. Quest'anno, in tempo di pandemia, la partecipazione dei centri anziani è stata impossibile, ma la categoria comunque è rimasta rappresentata dalle realtà che adesso passo a presentarvi. Partiamo dal centro di aggregazione giovanile La Casa di Sam, che è sito nella zona del Corvetto, in via Brizzi. È una realtà molto bella che lavora in collaborazione con il municipio, anzi in convenzione con il municipio, e adesso avrete modo di vedere il presepe che hanno realizzato. Io mi chiamo Fulvia Ferrante, sono la responsabile del centro di aggregazione giovanile Casa di Sam, sito in via Brizzi 10 qui a Milano. È un centro che accoglie ragazzi dagli 11 ai 18 anni per percorsi di integrazione, di inclusione, di socialità, di studio, e che vuole costituire all'interno del quartiere un punto di socialità positiva per i ragazzi che ne hanno sempre bisogno ancora di più in questo periodo. Io sono Maddalena Andreani, sono un'educatrice del centro di aggregazione Casa di Sam. Quest'anno ho aiutato i ragazzi, abbiamo fatto insieme il presepe. Gli anni scorsi facevamo tantissimi laboratori, costruivamo insieme fondali e le cose con cui arricchire il presepe. Quest'anno è stata un'esperienza un po' diversa perché una mia collega ha voluto portare il presepe di quando lei era piccola e abbiamo fatto insieme ai ragazzi questo presepe. Per le restrizioni che ci sono adesso è stato più difficile costruire proprio fisicamente delle cose insieme, ma ci siamo messi a farlo e abbiamo dipinto il cielo stellato insieme. I ragazzi ci hanno tenuto molto a farlo e per alcuni è stata anche una scoperta. Una riscoperta di che cos'è davvero il Natale, nel senso che alcuni lo fanno anche a casa, altri per decisioni delle famiglie invece non lo facevano da tantissimo tempo, da quando erano piccoli non lo facevano più, per cui il rifarlo insieme è stata anche l'occasione per ridirsi perché valeva la pena farlo e che significato ha il presepe. Quindi è stata una bella esperienza anche solo farlo senza grandi costruzioni. Abbiamo concluso la parte dedicata ai più piccoli e ai più giovani tra di noi. Adesso vi presento una realtà che è sempre stata fedele agli incontri del nostro concorso e sono le due residenze sanitarie assistenziali del nostro municipio. Sono tutte e due site nella zona di Corvetto e sono la residenza Cardinal Ferrari e la Casa dei Coniugi. Hanno sempre partecipato al concorso venendo alla premiazione anche con alcuni ospiti, incontrando nell'occasione della premiazione i più piccoli e dando loro testimonianza della loro capacità di proposta e iniziativa anche in tarda età. Ovviamente alle residenze sanitarie degli anziani non abbiamo regalato il premio della veneranda fabbrica del Duomo, abbiamo regalato però dei buoni
per l'acquisto di prodotti dolciari artigianali, per poter dare quindi agli anziani l'opportunità di fare festa insieme appena sarà possibile. Buoni acquistati da esercizi del nostro territorio, quindi per sostenere l'economia locale. Buongiorno a tutti, sono Zerletti Claudia, la direttrice amministrativa del Lotto 1. Lotto 1 rappresentato da due RSA, RSA Casa per Coniugi e RSA Virgilio Ferrari. Al concorso dei presepi partecipiamo da quando il Municipio 4 ha creato questo concorso. Inizialmente partecipavamo solo con l'RSA Casa per Coniugi, perché come gestore, come cooperativa Proges, gestivamo solo l'RSA Casa per Coniugi. Dal 2016 abbiamo vinto la nuova gara d'appalto e siamo subentrati anche in RSA Virgilio Ferrari. Quindi la scelta di partecipare al concorso Municipio 4 è sempre stata quella di partecipare con due presepi, proprio perché tradizionalmente le case, prima le RSA, erano separate, anche se sono adiacenti e molto e collegate tra di loro. Nel 2020 gli animatori hanno proposto appunto a noi della direzione una scelta di presepe differente rispetto allo standard di ogni anno, e ora do la parola all'animatrice portavoce del gruppo degli animatori dell'RSA Virgilio Ferrari. Successivamente invece parlerà del tema del presepe dell'RSA Casa per Coniugi un altro animatore del gruppo degli animatori dell'RSA Casa per Coniugi, e conoscerete anche un ospite storico dell'RSA Casa per Coniugi che ha sempre partecipato alla preparazione dei presepe. Buongiorno a tutti, sono Ilenia, sono l'animatrice dell'RSA Virgilio Ferrari. E quest'anno abbiamo scelto di rappresentare il presepe in maniera totalmente tradizionale per poter essere più vicini possibile alla realtà dei nostri ospiti e quindi dare a loro quella sensazione di calore e di casa. Abbiamo messo delle mascherine così da sensibilizzare il più possibile anche all'interno della nostra struttura l'utilizzo proprio dei dispositivi e della mascherina. Abbiamo scelto negli ultimi 2-3 anni di fare il presepe all'ingresso e non più come veniva fatto in passato in chiesa, proprio per far sì che possa essere un'accoglienza per coloro che entrano in struttura. Allora, mi chiamo Rocco Di Maggio e faccio l'animatore qui da diversi anni in Casa per Coniugi. Abbiamo voluto quest'anno puntare molto sul dire grazie a tutti gli operatori, tutto il personale infermieristico e medico, visto la grave situazione che si è creata. Il presepe è stato realizzato con l'ausilio di due manichini proprio per rappresentare il personale. Non abbiamo tralasciato l'aspetto religioso. I due manichini volevano far capire quanto l'immagine di Giuseppe e di Maria era importante per la cura del creato, e per noi la natività rappresentava appunto l'anziano indifeso, debole, e ha ricevuto tutte le attenzioni particolari da parte del personale. Si pensava all'inizio che la realizzazione di questo presepe fosse un po' complicata nella comprensione degli anziani, invece come sempre ci stupiscono, perché hanno capito realmente il senso, hanno collaborato nella realizzazione, nel vestire i manichini. Il presepe era arricchito di un'immagine di ogni operatore che lavora qui in questa struttura e che si è sentito gratificato. Di solito il presepe è coperto da un cielo stellato, per cui tutti i soffitti della struttura sono stati coperti da stelle. Ogni stella aveva su il nome di ogni operatore che lavora qua. Avevamo quasi 500 stelle, quanti siamo qui che lavoriamo. Il presepe abbia sempre vinto un premio, perché è la grande abilità, è la grande di Rocco, soprattutto di Rocco. È lui che ci mette le idee, è lui che le mette in attualità. Beh, io sono 7 anni che sono qua, dunque ne ho visti di presepi. Sono andato sempre esattamente alle premiazioni, fin dalla prima volta quando siamo andati alla
a Liberty, la palazzina del Liberty. Poi siamo andati anche alle scuole. Quest'anno, visto la pandemia, purtroppo non è stato possibile. Sono del 1924, ho fatto la guerra. Ora ci sono le parrocchie. Partiamo dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Rogoredo, che ha fatto un bellissimo presepe profondamente radicato nella storia del quartiere ed ispirato alle parole dette dal Papa nel periodo del lockdown, quando ci ha ricordato che siamo tutti nella stessa barca. Salve, sono Pandolfi Claudio, sono uno dei tanti autori che hanno contribuito a costruire questo presepe di quest'anno. Siamo dalla parrocchia Sacra Famiglia di Rogoredo, il parroco del Don Marco. Questo presepe che è stato fatto un po' velocemente e un po' deciso all'ultimo momento, perché visto le condizioni abbiamo pensato di rifare un presepe che avevamo già fatto nel 2012 usufruendo di una cascina qua di Rogoredo, una cascina che c'è ancora, la cascina Palma, che sta andando in demolizione quasi, sfruttando l'idea iniziale del naviglio che doveva passare qua da Rogoredo, che era porto di mare, con i barconi, con l'idea del Papa Francesco, che diceva che siamo tutti sulla stessa barca e in un modo o nell'altro dobbiamo salvarci tutti insieme, se vogliamo salvarci. Dal 2010-2011 abbiamo iniziato a farlo. Ogni anno, ogni due anni cambiamo modello, cerchiamo di tenerlo buono per due anni modificando alcune cose, perché c'è molto lavoro da fare, quindi lo facciamo in due anni e facciamo un po' di modifiche, poi ogni due anni cambiamo idea. Niente, ogni anno c'è qualcheduno che si aggiunge, quindi adesso siamo un bel gruppo. Ecco, io sono Don Marco, il parroco della parrocchia di Sacra Famiglia da 12 anni, e da quando sono arrivato c'è sempre stata una tradizione viva di volontari, sempre ogni anno più numerosi nel preparare il presepe parrocchiale con un tema. Quest'anno si sono rifatti a un'immagine di Papa Francesco durante la veglia del 27 di marzo, dove parlò appunto di questa barca su cui tutti siamo in qualche maniera imbarcati e insieme siamo in cammino, nonostante le tempeste e le difficoltà, non da soli. Infatti sulla barca è stato posto Gesù Bambino con la famiglia di Nazaret, è un segno, un'immagine appunto per dare questa idea alla gente. Quindi chi viene a visitare questo presepe ha anche l'occasione di riflettere un po' sul fatto di non sentirsi solo in questo tempo. Non è solo la Sacra Famiglia, ma ci siamo un po' tutti, ecco, su questa barca. La parrocchia dovrebbe essere un po' anche questo per un quartiere, un luogo di attenzione, di sostegno, di solidarietà, di vicinanza, di annuncio del Vangelo, ecco, tutte queste realtà di cui appunto la parrocchia dovrebbe essere segno, presenza, azione. E quindi io devo solo dire grazie a tutti questi volontari che pensano il presepe, che lo realizzano sempre ogni anno anche con un tema, e questo è importante, che possa raggiungere le persone, aiutarle a riflettere, aiutarle anche a guardare la vita con una prospettiva magari un po' diversa da quella che abitualmente uno può avere o tante volte si porta nel cuore per tante ragioni. Ecco, quindi anche un segno di speranza, un segno per guardare avanti. Ci spostiamo nella parte nord del municipio, proprio sul confine che ci separa dal municipio 3. Siamo nella parrocchia di Sant'Inerio d'Achilleo, dove viene realizzato un presepe dinamico che evolve durante tutto il periodo della sua permanenza, cambiando scena, e utilizza come personaggi, in maniera abbastanza inusuale, i personaggi della Barbie vestiti opportunamente. Sono Fabio Recchiagni. Sono qui dalla parrocchia Nero Achilleo da 35 anni, quando mi sono sposato, e come hobby ho l'hobby di presentare i presepi, installarli, montarli, progettarli, via dicendo. La passione nasce dai miei genitori, che io sono dalla bassa Lodigiana, da un paesino piccolino, Brembio. Il mio primo ricordo era il presepe che si faceva in casa. Da quando io sono nato qui il presepe è sempre stato fatto da un signore, da un artista molto in gamba anche. Poi da quando sono subentrato io pian pianino con gli anni abbiamo modificato, mi è nato lo spunto, l'idea di rendere il presepe non statico. Il presepe era in movimento ogni settimana, no? Nel periodo dell'Avvento, così avvicinandosi verso il Natale, di fare, non so, la settimana prima c'è l'Annunciazione, poi l'altra settimana c'è la Natività. Le scenografie cambiano completamente da anno in anno. Cerchiamo di riutilizzare tutto materiale di riciclo, quindi di riutilizzare il più possibile
quindi io sto usando delle bambole Barbie perché così almeno ho delle proporzioni stabili, quindi così posso riuscire a gestire bene. E vengono solo modificate, ho la testa, le manine, gli metto la testa di un uomo o di una donna in base a quello che mi serve il personaggio, e poi i vestiti vengono fatti tutti con materiali, stoffe, di cataloghi per esempio di sartoria, no? Poi si usa tanto Venaville, molta fantasia. Quest'anno purtroppo i miei due amici che mi aiutano hanno avuto problemi di salute, quindi sono rimasto un po' così, solo. Però c'è da dire che nello stesso il Signore ci pensa sempre lui. E ha avuto addirittura l'aiuto di un ragazzo di 36 anni, 37, marocchino, presunto musulmano, che mi ha aiutato a portare sul presepe e a montarlo e a finirlo, a presentarlo. Quindi la provvidenza esiste e c'è per me. Passiamo ora alla parrocchia San Silvestro e Martino, che invece è collocata nella parte centrale del municipio, verso il centro storico, che ha partecipato con un bel presepe in cui sono stati coinvolti tutti i bambini del catechismo. Sono Anna Tedesco, sono catechista dei bambini del secondo anno elementare. La partecipazione loro al presepe ci è sembrata una cosa importante, però l'abbiamo estesa anche a tutti gli altri bambini dalla terza alla quarta e la quinta. Ognuno di loro ha fatto un angelo o due o tre addirittura, quanti ne hanno voluti. Già l'anno scorso abbiamo fatto un piccolo approccio con il campo dei pastori. L'idea era quello di far fare gli angeli e poi applicarli e lavorare in presenza, ma la difficoltà causa Covid ci impediva di fare questo, per cui abbiamo studiato qualche tentativo per rimediare. Con la collaborazione di un'esperta in tecnologia, Elisabetta, abbiamo inviato via mail degli angeli da colorare, così i bambini li hanno scaricati e li hanno colorati, incollati, ritagliati e poi riportati nella nostra chiesa, dove c'era un cesto che raccoglieva i loro angioletti. Noi due l'abbiamo assemblato con la maestria del nostro caro Gabriele. L'ispirazione degli angeli in movimento sono stati un po' l'immagine dei nostri bambini, che nel periodo di Natale sono frenetici, sono ansiosi, sono generosi, e abbiamo angeli che qui portano strumenti musicali, portano le palline, le stelline, pregano, cantano, suonano, fanno di tutto, un po' come i nostri bambini, che ognuno dà e fa quello che sa fare. Il presepe è stato sempre fatto, sempre, con la partecipazione dei bambini. Abbiamo cominciato l'anno scorso. Il presepe non l'abbiamo toccato dal punto di vista presepe. Il cielo era nostro, che di solito non c'era nulla, c'era soltanto un drappo blu. Era l'unico posto che potevamo occupare. Gli angeli, quelli grandi, non hanno potuto lavorare i bambini perché non si poteva fare in presenza, perché era destinato quel lavoro lì ai ragazzi più grandi, e l'abbiamo fatto noi due. L'assemblaggio è stato fatto da adulti. Io sono Elisabetta Tabiadonna e sono anch'io nel gruppo delle catechiste della parrocchia di Santi Silvestro e Martino. Ho dato una mano ad Anna a realizzare questa bella idea. Dal punto di vista tecnologico abbiamo utilizzato un metodo molto semplice, cioè abbiamo reso su file PDF i disegni degli angioletti in modo che potessero essere scelti, stampati a casa e colorati dai bambini. Il materiale è stato messo anche sul sito del nostro oratorio in modo che chi non aveva ricevuto la mail oppure voleva riscaricarsi degli altri disegni da colorare potesse farlo, in modo da dare la più ampia comunicazione a tutti. Ora ci mettiamo sulla strada, cioè andiamo a vedere i presepi che si affacciano direttamente sullo spazio pubblico, vale a dire quelli realizzati nei negozi e nei condomini. Categoria molto più difficile da radicarsi perché è difficile intercettarli. In realtà quelli che ci sono nel nostro territorio sono molti di più di quelli che partecipano al concorso, ma è molto difficile riuscire a agganciarli. A tutti i vincitori della categoria negozi e condomini abbiamo regalato dei buoni acquisto presso gli esercizi Carrefour. Cominciamo da un negozio che ha sempre partecipato fin dall'inizio delle edizioni.
è l'Elf Lounge Bar, che ha sede in via Bovesin della Riva e partecipa da sempre in collaborazione con un condomino che abita lì a fianco, che ha un'ampia collezione di presepi che mette di volta in volta a disposizione del pubblico esercizio, in modo che ogni anno questa sua presenza viene cambiata. Allora, sono Carla Tosana, sono un'insegnante in pensione. Da quando ero bambina avevo la passione del presepio, l'ho continuato a fare mentre insegnavo. Poi, quando sono diventata più vecchia e nonna, non ho potuto più fare questa attività, ho cominciato a usare i miei presepi e ambientarli, questo bar che siamo in amicizia, in relazione allo spazio che ho, che è molto limitativo perché è solo molto stretto e lungo. Quest'anno abbiamo un presepio preso a Tikal in Guatemala, è un presepio in legno e l'ho ambientato in Tikal nella foresta. Purtroppo quest'anno, essendo stato la pandemia, l'abbiamo fatto un po' di corsa perché non era previsto di poterlo fare. L'unica cosa che ho cercato di fare per renderlo attuale è che ho tutti messi la mascherina, eccetto Gesù Bambino perché è piccino. Ho cercato di ricordare com'era l'ambiente in cui abbiamo comperato il presepio. Partecipiamo da 6 o 7 anni. In genere faccio dei presepi per il mondo perché li ho comperati, per cui sono tutti diversi. Allora, il primo è stato quello in Tanzania, fatto in un parco dei Baobab. Il secondo abbiamo fatto il Giappone, il terzo abbiamo fatto la Slovacchia, perché avevo comprato delle figurine in Slovacchia particolari, allora ho ambientato tutto in queste case, che sono case tutte nere dipinte di bianco, cioè tutte decorate di bianco. Poi l'anno scorso ho fatto il Kenya e quest'anno abbiamo fatto il Guatemala. L'anno prossimo sarà Italia. Utilizzo tutte le mie statuine e le arricchisco, cioè faccio la capanna e faccio gli ambienti per poterlo ambientare. Ora andiamo in via Lomellina, dove c'è il panettiere La Michetta, che, come vedrete, realizza un bellissimo presepe fatto col pane. Buonasera, sono Chiara Guastamacchia, responsabile della Macchetta Deco di via Lomellina, angolo via Sismondi. Vi presento il nostro presepe artigianale. Noi siamo appunto un panificio e per accentuare la nostra artigianalità e manifatturiera abbiamo pensato di rappresentare il Natale in questo modo. Il presepe è fatto con una pagnotta di pane che viene scavata a forma di capanna e al fianco di questa capanna vengono rappresentati gli alberelli, la stella cometa, perché sia più rappresentativo. Ogni anno da 40 anni almeno a questa parte il nostro presepe di pane va a decorare la nostra vetrina. È fatto ovviamente con un impasto di pane che dura di più, che non si sgretola, di modo che riesce a reggere tutto il periodo dell'avvento. Passiamo invece alla categoria dei condomini. Quest'anno per la prima volta ha partecipato un condominio di via Druso, che è una via proprio anch'essa nella parte nord del municipio, con un bel presepe realizzato all'esterno. Buongiorno, mi chiamo Massimo Massagli, ho voluto realizzare qui in via Druso questo semplice presepe nella sua essenzialità, con la Sacra Famiglia, i tre re magi e le pecorelle, per poter dare un segnale di speranza a chi passa e ricordare che esiste già la speranza che è venuta fra noi, pur in questo periodo di pandemia dove il pensiero volge più ai problemi e alle fatiche, mentre c'è già la luce presente in mezzo a noi che ci dice: spera, perché la vita vincerà su tutto. È il primo anno che realizzo questo presepe, dietro desiderio di mia moglie che mi ha chiesto di farlo, e potendolo collocare qui nell'aiuola che guarda la strada dà la possibilità alle persone di vederlo, e molti hanno commentato favorevolmente questa possibilità
compiacendosi che pur passando dentro le vie normalmente aride della nostra città c'era la possibilità di buttare uno sguardo a questo momento intimo ma anche così importante per ognuno di noi, qual è la nascita di Cristo. È stato realizzato in legno multistrato partendo proprio da nulla, con delle sagome che ho realizzato sia col seghetto elettrico che col traforo, e poi con colla, chiodi, e poi l'ho realizzato così come l'immaginazione mi ha suggerito. Ci introduciamo adesso in una salumeria e andiamo a vedere il presepe fatto dalla Ricimat, che è salumeria rosticceria di Viale Corsica. Buongiorno, mi chiamo Porro Vincenzo e sono titolare della rosticceria Ricimat. Ricimat vuol dire il nome dei miei figli Riccardo e Matteo. Sono qui dal 2003, ma la mia attività iniziò nel 71 in Corso Genova, angolo via Riberto. E sono stati lì per 27 anni. Dopo mi è capitato di venire qui, io ho preso il negozio di un certo Beretta, che voi magari conoscete come zona. Il presepe che abbiamo fatto è un presepe che io ho fatto con della carta da Corriere dello Sport, essendo un mio amico che faceva tutte le cose con il gesso. Allora io ho fatto lì e ho iniziato a fare il presepe nel 2015, per essere precisi una cosa e l'altra. E tutti gli anni metto fuori questa piccola casetta che normalmente magari i bambini che passano ci giocano e vedono com'era una volta il presepe. Essendo un negozio non è che possa fare il presepe enorme, però è sufficiente avere una piccola casettina dove Cristo sia nato, tutto lì. Concludiamo con il presepe realizzato nella portineria di un condominio in Viale Corsica che partecipa dall'inizio al concorso. Oh, mi chiamo Giuseppe, di cognome Gambarrota, faccio il custode in Viale Corsica 42. Io ho sempre avuto da bambino la passione sia dei presepi che dell'albero di Natale, facevo anche i presepi con le mollette e mi è rimasta questa passione qua. Per me è una tradizione che cerco di trasmettere anche ai bambini. Io sono qua dal 2007 e dal 2007 fino a oggi ho tentato sempre di fare presepe. Un presepe un po' riciclato, perché magari la gente, avendo pure una certa età, non avendo più la possibilità di fare l'albero o fare un presepe, praticamente tutta roba, diciamo la maggior parte della roba è un po' roba riciclata, si è regalata. Per esempio, passavano da me e mi davano questi sacchettini qua con la maggior parte dei pupazzi, cioè praticamente è un presepe che riguarda il condominio. Spero che abbiate apprezzato questo tempo che abbiamo passato insieme, è stato anche un modo per fissare questa bellezza semplice e fantasiosa che è nascosta nelle nostre comunità locali. Il lockdown ci ha dato la possibilità di renderle evidenti a tutti e vi do appuntamento audacemente per la prossima edizione.